approfittando dell'attuale periodo di sciamatura, vorrei descrivere una specie che ritengo piuttosto interessante, adatta a chiunque e che effettua proprio in questi mesi il volo nuziale. Parliamo di Tetramorium caespitum. Tetramorium caespitum è largamente distribuita in Europa, ma è nativa anche della Russia e la si può trovare fino all'estremo est di tale paese, ai confini con la Mongolia. È presente in tutto il Marocco fino alle Isole Canarie. È una formica di piccole dimensioni che crea popolose colonie, ma molto tenaci nella difesa del proprio territorio. È una specie di facile allevamento, che può richiedere una certa attenzione in merito a possibili fughe e scavi. Senza certe precauzioni, potrebbe facilmente trasformarsi in un ospite costante della vostra casa. Le colonie mature, in natura, raggiungono le 20-30.000 unità fortemente organizzate per la difesa del territorio e la caccia. È una specie che, in quanto a tenacia ed aggressività, riesce a superare molte delle specie distribuite sul territorio italiano. Tetramorium caespitum è a fondazione claustrale e, nella quasi totalità dei casi, è monoginica. Non sono però troppo rare le fondazioni per pleometrosi, che agevolano le emergenti colonie nelle prime fasi, garantendo un rapido sviluppo numerico, ma che, infine, si concludono con la presenza di una sola regina, la dominante, previo lo sterminio di tutte le altre coinvolte nella fondazione. Il periodo di sciamatura va da giugno ad agosto, con il picco verso fine giugno. Le regine sciamano in gran numero ed è facile trovarle in cerca di un luogo adatto per nidificare, specialmente durante le prime ore del mattino. La nuova generazione dei sessuati non trascorre l'inverno nel nido, poiché viene cresciuta a ridosso della bella stagione, inizio primavera ed oltre, in modo tale da essere pronta al volo nuziale all'imminente estate. La regina è di piccole dimensioni, attorno ai 6 mm di colore nero lucido. Una volta atterrata dal volo nuziale, si ideala in brevissimo tempo ed è velocissima nel cercare un luogo dove ripararsi. Una volta stabilitasi, la sua aspettativa di vita è attorno ai 15-20 anni. È una formica forte e resistente, a dispetto delle sue dimensioni, ed in cattività riesce a superare anche certi errori dei novelli allevatori. Le operaie di questa specie non sono divise in caste e sono pressoché monomorfiche. Le loro dimensioni variano dai 2 ai 4 mm con tendenza a valori anche maggiori una volta raggiunta la maturità della colonia. Hanno un'aspettativa di vita pari a 3-4 anni ed il loro ciclo di sviluppo, da uovo ad adulto, si compie in 8-10 settimane alla temperatura ideale. È una specie cosmopolita con una forte tendenza agli spostamenti. In natura colonizza prati, radure e boschi, ma una caratteristica che la distingue è quella di popolare le zone urbane. Non disdegna affatto condurre la propria esistenza accanto all'essere umano. Infatti, il suo nome volgare è formica dei pavimenti. Questo proprio a rimarcare la sua infinita adattabilità in ambienti poco naturali come le fessure dei marciapiedi, le crepe nei muri e gli interstizi dei pavimenti. È una specie onnivora, consuma insetti e altri artropodi di piccola taglia, vivi o morti, ad esempio zanzare, moscerini, grilli, blatte e camole. Le gelatine proteiche sono apprezzate. Gradisce moltissimo le sostanze zuccherine come il miele, acqua e zucchero e frutta molto matura. Con l'ingrandire della colonia si possono somministrare anche avanzi di cucina come il pollo, tonno, prosciutto cotto e uova. Date le loro ridotte dimensioni, bisogna rifornirle con insetti molto piccoli preventivamente abbattuti. Ricordo che per tutti i tipi di colonie è importante una fonte di acqua potabile. La temperatura ottimale per lo sviluppo è di 25-28 gradi centigradi. In natura resta rintanata dal riparo durante le ore più calde della giornata, riprendendo le attività con le ore fresche della sera. Considerando la vastità e la diversità climatiche dei luoghi dove questa specie prospera, il periodo di pausa in alcune aree sembra essere inesistente. Per le regioni poste più a nord, invece, la diapausa segue il ritmo invernale, con temperature che vanno dai 5 ai 10 gradi per un periodo di circa 3 mesi, ovvero da fine novembre ai primi giorni di marzo. Per la costruzione di un nido artificiale a loro dedicato, possiamo rivolgere la nostra attenzione a diversi materiali senza dimenticare che Tetramorium ha una certa propensione allo scavo. I materiali adatti a questo scopo sono vetro o plexiglass, ma se desideriamo qualcosa di più naturale, possiamo optare per il gesso e il gas beton, sempre con l'accortezza di controllare eventuali fughe. Importante è che il nido sia provvisto di una fonte di umidità. In conclusione, possiamo dire che Tetramorium caespitum
è una specie facile da allevare in cattività. È una specie adatta a chi ha poca esperienza di allevamento e nel corso degli anni la colonia, con la crescita della popolazione, riserva anche ai più esperti dei momenti di soddisfazione. In natura la si può considerare una specie guerrafondaia. Spesso è coinvolta in lotte per il territorio, intraprendendo battaglie con le colonie limitrofe che perdurano per giorni e giorni. Ama spostarsi di frequente e facilmente si possono osservare le consistenti colonne di operaie intente a traslocare. Nel suo corso evolutivo ha imparato a vivere a fianco degli esseri umani, diventando invasiva e non facilmente radicabile dalle nostre abitazioni. Il nome con cui spesso viene citata, formica dei pavimenti, rende bene l'idea della sua capacità di adattamento. Le informazioni in questo video sono presenti anche sul nostro sito web antsitalia.com. Nella sezione schede di allevamento, costantemente aggiornata, potrai trovare altri consigli su diverse specie. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video! Thank you.